Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog. Allora, prima di cominciare con la biografia del mago di oggi, volevo rispondere alle domande che mi avete fatto la domenica scorsa. Allora, The Wolf Magic chiede: fai vedere i tuoi mazzi? Allora, vado subito. Comunque, allora, ho due mazzi, ve li mostro. Nock e Bicycle, non ho più mazzi ragazzi perché sinceramente non penso che mi servano tanti mazzi, ma comunque ordinerò tra 2 giorni dei mazzi e farò degli unboxing e anche recensioni. Non vi preoccupate, per i mazzi mi farò una collezione. Sempre The Wolf Magic chiede: con cosa registri? Allora, adesso sto registrando con la fotocamera posteriore del cellulare e di solito registro col cellulare sempre perché ha una qualità ottima. Dunque, fai vedere la tua postazione? Bene, questa domanda quando me l'hanno scritta ho subito pensato a cambiare postazione. Prima ero nella mia stanza, ma adesso vi mostro dove sono. Allora, guardate qua ragazzi. Allora, questa è la postazione, il cavalletto. Qua ho messo il tavolo, la sedia e qua in questo angolo ho la luce che sparo dritto in faccia. Qua ho un tavolo per mettere delle robe, carte, vecchie, insomma. E praticamente uno studio perché è chiuso, una stanza piccola, e qua registro tutti i video. Poi l'altra domanda. Joker Magic mi chiede: cosa ne pensi di Dynamo? Allora, prima parto dal presupposto che la mia passione per la magia è nata proprio guardando video di Dynamo 2 anni fa, quando ancora abitavo a Cuba. A me, anche se molti dei suoi trucchi sono stati ormai rivelati, lo sappiamo tutti, a me piace tantissimo Dynamo, veramente tanto. Lo seguo su tutti i social networks. Poi mi chiede sempre Joker Magic: sei spagnolo? Allora, io non sono spagnolo. Spagnolo è uno che è nato in Spagna. Io parlo spagnolo, ma sono nato a Cuba. Ah, mi è venuta un'idea adesso. Se volete che faccia il prossimo vlog in spagnolo, scrivetemelo nei commenti. Cosa ne pensate? Poi, Oliver Magic mi chiede: dovresti registrare col microfono? Allora, Oliver, io registro sempre col microfono. Poi mi chiede: da quanto tempo fai magia? Questa è l'ultima domanda. Allora, io faccio magia da dicembre, pochi mesi. Non lo so se sono bravo o no, ma insomma me la cavo. Dunque, abbiamo finito con le domande. Vi invito a scrivere qua dei suggerimenti nei commenti. Suggerimenti, domande che volete farmi, se vi piace questo tipo di video. E adesso vado subito a parlarvi del mago di oggi, David Copperfield. Ormai lo conosciamo tutti. Chi è David Copperfield? Uno che ha cambiato la magia, nato a New Jersey nel 1900. 70, illusionista, mago. Nel 2004 entrò nel posto numero 24 come, sì, appunto, il numero 24 tra le celebrità che più guadagnarono soldi in quell'anno. 75 milioni, ragazzi, 75 milioni di euro. Ha fatto spettacolo in tutto il mondo, anche qua in Italia. Nel 1994 fece il suo primo spettacolo a Bologna e poi ha fatto spettacoli a Milano, Bologna e Ravenna, mi pare anche. Dunque, una curiosità su di lui: un giorno nel 2006, mi pare, lui era con due dei suoi collaboratori a Miami. E due ladri
rubarono tutte le cose, soldi, orologi ai suoi collaboratori, ma lui, siccome è un mago, mostrò le tasche vuote, invece aveva dei soldi e si tolse, non so se si tolse, l'orologio senza essere visto dai rapinatori. Questa era una curiosità su di lui e ancora è molto famoso, anche se di lui anche ha scritto libri, sono stati rivelati alcuni trucchi, ma è veramente un magnifico mago e a me piace tantissimo David Copperfield, è una leggenda, lo sappiamo tutti. Un'altra curiosità su di lui, in uno spettacolo anni fa, uno dei suoi collaboratori rimase ferito da dei ventilatori in un trucco. Questa era un'altra curiosità su di lui. E niente, ha lavorato in molti programmi televisivi negli Stati Uniti con milioni di ascolti. Bene ragazzi, questo era il mago di questa settimana. Scrivetemi nei commenti, scusate, maghi per fare una biografia oppure un altro argomento che vi piace, domande, tutto quello che vi viene in mente. Spero vi sia piaciuto questo video, fatemelo sapere con un like e alla prossima!